Ciao amici, bentornati a 100 anni di Foggia, piccole pillole video che pubblicherò sulla mia pagina Facebook personale, Domenico Carella Comunicatore, e sulla pagina Facebook di foggiasport24.com. Non dimenticate di mettere mi piace a queste pagine per rimanere sempre informati. Oggi vi parlo del mitico allenatore Ettore Puricelli, detto Testina d'Oro. Puricelli era un estimatore dello champagne, bevanda che appena poteva consumava anche durante i pranzi. Un giorno di Capodanno, durante un ritiro a Manfredonia, Puricelli inscenò una delle sue birbonate. L'anno era il 1972 ed il Foggia Calcio era in Serie B. Ettore non amava dividere lo champagne con i calciatori. Diceva scherzando che loro non capivano la differenza che intercorreva tra un modesto vino bianco ed un raffinato spumante francese. Alla vigilia della partita interna contro il Taranto del 2 gennaio, poi conclusasi con un pareggio per 1-1, prima di sedersi a tavola con i suoi ragazzi, Puricelli chiamò il capo dei camerieri per impartirgli alcuni brevi ordini. Al suo tavolo sarebbe dovuto arrivare solo champagne per tutto l'arco del pranzo, ma non doveva riceverlo nella classica bottiglia, bensì in una brocca. Si trattava di un coccio di vetro del tutto simile a quello che i calciatori avrebbero ricevuto per il loro vino, quello della casa, per intenderci. Non rimaneva che impartire un ultimo comando, perentorio per il cameriere. Se mentre mangio ti chiedo del vino bianco per me o della gazzosa, tu portami lo champagne. Se per caso ordino vino bianco per qualcun altro, tu porta proprio il vino bianco, quello locale, in una brocca identica alle altre. Con questi accorgimenti il banchetto ebbe inizio. Il lungo tavolo accoglieva l'intera squadra, come era consuetudine nei ritiri. Il rito del pranzo era un importante momento di aggregazione. Ad un tratto il Puri disse al cameriere: «Portami la gazzosa», cercando di mascherare alle orecchie dei calciatori la vera essenza del contenuto della brocca. Tra le caraffe di vino rosse spiccava quindi in modo particolare quella chiara di Ettorazzo. Il primo commensale che la notava, credendola ripiena di vino bianco, chiedeva di poterne assaggiare un bicchiere. Puricelli partiva in quarta. «Vuoi il vino bianco? Ma certo! Ragazzo, porta tre brocche di vino bianco ai signori!» I malcapitati, contenti per la concessione ricevuta dal tecnico, mandavano giù il vino locale, mentre il vecchio continuava a riempirsi il calice di ben più prezioso nettare, lo champagne. Il soprannome Testina d'Oro era il marchio distintivo di Puricelli. I suoi gol segnati di testa facevano notizia sui giornali e diventavano cartoline da mandare agli amici, cartoline ricordo nelle edicole. Tutti lo riconoscevano con questo particolare nomignolo. Anche i protagonisti del mondo del calcio di allora, come gli arbitri. Durante una gara di Coppa Italia, però, questo soprannome diede vita ad un divertente siparietto. Il Foggia, appena retrocesso dalla A alla B, giocò una gara bellissima, senza mai riuscire a far gol, a Palermo. Due traverse ed un palo aumentarono i rimpianti dei ragazzi di Puricelli. Proprio quando il risultato si avvia verso il più tranquillo degli 0-0, ecco che succede l'impensabile. L'arbitro al 90° fischia un rigore contro il Foggia. Il vecchio, come facilmente capibile, non la prende bene, si infuria davanti alla sua panchina, ma le rumorose proteste non sortiscono alcun effetto. L'avversario trasforma il penalty e la partita finisce dopo pochi istanti. Scendendo negli spogliatoi, i calciatori dovevano attraversare un tunnel stretto e lungo. Il Puri si posiziona a metà dello stesso, per salutare uno ad uno gli avversari. Tra di essi, intenti a rientrare negli spogliatoi, c'è anche, ovviamente, la terna arbitrale che ha diretto l'incontro. La giacchetta nera, riconoscendo il personaggio, dice con un pizzico di riverenza: «Lei è il mitico Testina d'Oro». Nella rabbia di un concitato finale di gara, questo complimento poteva risuonare quasi come una presa in giro. Il vecchio non aspetta un secondo per ribattere. «E lei? E Testina de ca?» Potete facilmente capire cosa disse. Grazie per avermi seguito e ricordate, la vita non è quella che si è vissuta, ma quella che si ricorda e come la si ricorda per raccontarla.